Agosto con Stefano. Curiosità sul mondo di Emporio dello Scooter. Benvenuti a tutti, oggi vi porto con me in un fantastico viaggio in Vespa. Prima di partire prepariamo tutto il necessario, metto la felpa nel bauletto posteriore e il cavo di ricarica del telefono nel bauletto sotto al manubrio. Poi allaccio il casco e accendo l'interfono. Ricordate, l'interfono che trovate da Emporio dello Scooter è essenziale per comunicare in sicurezza durante il viaggio. Apro il cancello con il pratico pulsante installato sulla mia GTS, un'idea brillante del nostro amico Mirko del Vespa Club Montebellona. E si parte! Prima tappa, il rifornimento. Pagare con l'Apple Watch è una comodità incredibile, ricordando i tempi in cui non c'era il self-service e i distributori facevano i turni il sabato pomeriggio e la domenica. Che comodità oggi! Procediamo sul rettilineo e vediamo il Monte Cesen, ma non è qui la destinazione del nostro viaggio. Come avete letto nel titolo, siamo diretti verso la strada dei 100 giorni. Più avanti vi spiegherò il perché di questo nome. Per arrivarci dobbiamo raggiungere la località Tovena Cison di Valmarino. Ma prima godiamoci il paesaggio. Passiamo per il Ponte di Vidor, un'opera costruita per collegare i comuni di Pederobba, Valdobbiadene e Vidor. La sua realizzazione ebbe all'epoca importanti ripercussioni economiche. Il ponte originale in legno, iniziato nel 1871 e ultimato nel 1876, fu più volte distrutto dalle piene del Piave e demolito definitivamente nel 1912. Un successivo ponte in pietra, inaugurato nel 1911, fu minato dai soldati italiani nel 1917. Per impedire agli austriaci di avanzare. Vidor, storicamente punto di passaggio importante, ospitava un porto e un posto di guardia per controllare il fiume Piave. Attraversiamo Vidor e ci agganciamo alla strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano e Valdobbiadene, un percorso di oltre 90 km che attraversa un territorio ricco di fascino e suggestioni. Le colline, con i loro vigneti ordinati, offrono uno spettacolo unico. Questo periodo, con i vigneti al massimo del loro splendore, è il migliore per percorrere questa strada in quanto tutto il paesaggio è rigoglioso e colorato. Attraversiamo le meravigliose colline del Prosecco, dal 2019 inserite nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, come paesaggio culturale. Questo riconoscimento celebra il lavoro dei viticoltori che hanno modellato queste colline con i loro vigneti, creando un paesaggio unico. È un luogo magico, dove il tempo sembra essersi fermato. Questo luogo è considerato per la sua bellezza al pari di altri luoghi iconici come la costiera amalfitana o le Cinque Terre. Questa strada è anche amata dai turisti, che scelgono di percorrerla in Vespa a noleggio. È facile incontrare le Vespe rosse con la scritta Vespa Rent, piene di persone entusiaste che salutano con gioia vedendomi in Vespa. Arriviamo a Follina, dove possiamo ammirare l'abbazia cistercense di Santa Maria, un gioiello di architettura religiosa. Prima deviazione, ci dirigiamo verso Rolle. Un piccolo borgo che sembra uscito da una cartolina. E ora, sorpresa, vi mostro una strada segreta che ho scoperto per caso lo scorso anno con il mio cliente Roberto di Aosta. Questa strada è percorribile in Vespa, ma alla fine è chiusa da una sbarra che possiamo aprire. Così il traffico è limitato solo ai conoscenti della strada. Proseguiamo attraverso questo paesaggio stupendo, tra valle di fine e vigneti. In lontananza vediamo Castelbrando, uno dei castelli più grandi e antichi d'Europa. Durante questa sequenza voglio elogiare la qualità della sospensione bitubo installata all'anteriore, che garantisce un comfort e una stabilità eccezionali, rendendo il viaggio ancora più piacevole. Raggiungiamo finalmente la partenza del Passo San Boldo, noto anche come la strada dei 100 giorni. Questa strada, ufficialmente la statale SP635, è famosa per i suoi 18 tornanti. Fu costruita dagli austriaci durante la Prima Guerra Mondiale in soli 3 mesi, utilizzando manodopera locale, comprese donne, anziani e ragazzi e prigionieri russi. Un vero e proprio gioiellino di ingegneria. La strada si estende per 15 km con una larghezza di 5 metri e una pendenza massima del 12%. I tornanti scavati nella roccia sono un esempio di ingegneria militare dell'epoca. Salendo possiamo apprezzare l'ottimo lavoro del variatore Multivar Malossi installato sulla GTS e il sound dello scarico della nostra GTS nelle gallerie è davvero bello da sentire. Scendiamo in direzione Trichiana e poi proseguiamo verso Mel per il Prade Radego. Il passo Prade Radego è un antico valico situato a 910 metri, con asfaltatura recente. È stata un'importante via di comunicazione sin dai tempi romani,
con la via Claudio Augusta Altinate che attraversava questa zona. Da prestare anche attenzione alla temperatura del liquido di raffreddamento. Non spaventatevi se vedete la lancetta sopra la metà, sulle GTS è normale. L'importante è che non arrivi in zona rossa. Sul versante bellunese sorge il castello di Zumel, a conferma dell'importanza strategica del passo. Durante la discesa possiamo vedere vecchi resti delle scalinate romane di questa strada. Apprezziamo anche l'ergonomia delle leve regolabili e l'ottimo lavoro del gruppo Frizione Campana Malossi che aiuta nella frenata senza doverci affidare completamente ai freni. Ricordo che con la GTS, essendo pesante e con freni piccoli, spesso può capitare di trovarsi senza freni in discesa per surriscaldamento. Consiglio a chi ha fatto un po' di chilometri e non ha ancora fatto nulla a questo componente di sostituirlo. Pausa gelato, la giornata è caldissima e una pausa rinfrescante ci vuole proprio. Poi riprendiamo la strada verso il punto di partenza attraversando Pieve di Soligo, una cittadina ricca di storie e bellezze naturali. Il nostro giro dura circa 3 ore, ma possono diventare di più se vi fermate ad assaporare il paesaggio mozzafiato. La nostra sella Super Comfort, progettata per garantire il massimo del benessere anche nei viaggi più lunghi, ha reso questo percorso ancora più piacevole. Se il video ti è piaciuto, condividilo e lascia un commento. In descrizione metterò i dettagli del tour con i vari passaggi. Grazie per averci accompagnati in questo viaggio in Vespa. Ci vediamo al prossimo video.